Partono spesso con delle risate così dove partiamo a ridere perché ho fatto una cagata, ok? E allora a quel punto, dopo prendo questo slancio che stiamo ridendo e inizio a presentare tutti. Ciao e benvenuti, sono Mirko Galassi, ho qui ospite oggi Marco Salvo, è da tanto tempo che gli chiedo di fare un'intervista, Marco, e veramente me l'ha fatta sudare di tutti i colori e più che a Golfera e altri nomi noti, capito? Però è sempre stato disponibile e oggi finalmente ce l'abbiamo qui. L'universo si era anche L'universo. messo contro, ma poi alla fine è tutto, si è tutto riconciliato. Ciao Marco. Carissimo, ma buongiorno, come stiamo? Stiamo bene, stiamo in forma. Qua piove? È lì? Sicilia? No, no, qua c'è sempre caldo. Qua dentro nella stanza io fra poco vado in ebollizione. Ok, allora facciamo una cosa, partiamo con la sigla e poi ti faccio subito la prima domanda che sarà... Marco, qual è la tua storia? Chi sei? Cosa fai? La Raccontami storia, qualcosa. chi sei, cosa fai e da dove comincio? Chi sono? Cioè, la vera storia, la vera cosa, tu devi sapere che la cosa vera in assoluto è che neanche io so chi sono. Se a me chiedono tu cosa fai, neanche io so cosa rispondere. Cosa fai tu? Boh, non lo so. Io Tanta roba. un po' sto al PC. Un po' mi alzo e mangio, questo è quello che faccio. La mia storia è. Non sono preparato per questa domanda, sai? Perché è Ma difficile. se te lo chiedi a tutti, ma tu lo chiedi a La tutti. cosa figa è questa, che io lo chiedo a tutti e dico: dai, non ti preoccupare, sei a tuo agio, puoi rispondere a questa domanda, non è un problema. Poi, invece, quando lo fanno a te, tu ti ritrovi un pochettino così a dire la mia storia. Ma da dove devo partire, Mirko? La mia storia da dove? Partire da dove? La mia storia professionale, la mia storia amorosa. Quale storia vuoi sapere tu? Allora, intanto tu di cosa ti occupi nella vita? Allora, intanto io mi occupo di web marketing, di online marketing, di marketing sul web, insomma, tutte quelle strategie che possono portare valore alle persone, che possono portare valore a quello che tu fai. Quindi fare banalmente una pagina web che ha un obiettivo e quindi con l'obiettivo, rispettare quell'obiettivo e far sì che delle azioni fatte con il marketing possano portare questo obiettivo a casa, quindi delle conversioni, eccetera. La mia storia con il web nasce da web designer, perché prima ho iniziato a fare siti, poi vedevo che comunque il cuore non mi batteva per fare siti, non era quello che mi piaceva. Li facevo, presentavo il sito al cliente, il cliente poi mi diceva: ma sai, ma puoi spostare questo? Ma sai, mi ha dato un'idea, puoi mettere un omino qua che si apre, che galleggia, che ruota intorno al sito. Ecco, quella cosa non mi piaceva assolutamente. E quindi poi ho iniziato a fare dei siti per me, così. Facendo dei siti per me ho scoperto la SEO, che ancora non esisteva neanche Google quando ho iniziato a fare i siti. E da là praticamente ho visto che potevo fare dei siti e arrivavano delle persone su quel sito, quindi del traffico. Quindi ai tempi ho fatto un forum, Quando è eccetera. stato Quindi questo? ti parlo di un sacco, 1998, credo, un sacco di tempo fa. Veramente un sacco di tempo fa. E praticamente ai tempi avevo fatto un sito che si chiamava devildesign.it, che ha cambiato natura questo sito diverse volte, perché prima era per gli script ASP addirittura. Prima cercavo di fare qualche cosa in ASP, in programmazione. Poi è diventato un sito goliardico, però il sito goliardico ha fatto un sacco di traffico. Ho visto un sacco di cose con quel traffico, a partire dal buttiamo giù il server perché non serviva più, perché ho rubato tutte le risorse del server e quindi dovevo prendere un qualcosa di diverso, fino a capire in che maniera monetizzare quel traffico. Poi è arrivato Facebook, eccetera, eccetera, quindi quella tipologia di siti, diciamo che è morta, non poteva più esistere sul web, perché la gente ha iniziato a condividere queste tipologie di file tra WhatsApp, Facebook, eccetera, eccetera, e quindi banalmente non passava più per questi siti. Quindi amore sviscerato per la SEO e per il marketing, per fare battere questo sito. Cioè, quello che mi piaceva fare era farlo crescere, far sì che quel sito potesse comunque fare un qualche cosa, e quindi Ma crescere obiettivi. in senso soltanto di traffico o perché questo era legato alla monetizzazione?
Allora, inizialmente l'unica metrica che mi interessava era il traffico. Io mi alzavo anche durante la notte per andare a guardare le mail, per andare a guardare lo script di Analytica, che non mi ricordo come si chiama, K, era K qualcosa, non mi ricordo perché non c'era neanche Analytic ai tempi, e andavo a guardare sempre il traffico. Dopodiché la metrica successiva è stata quanto sto guadagnando, ma erano guadagni piccolini, fino a quando... Quando è che hai iniziato a guadagnare? Come? Quando è che hai iniziato? In che anno hai iniziato più o meno a guadagnare? Mamma mia, non me lo ricordo. Madonna. No, è una domanda a cui non so rispondere, non me lo ricordo, sono tanti anni fa. Ma parliamo di guadagni piccolini, con i siti... con i banner? Prima che ci fosse Google, con delle cose che non mi piacevano moltissimo, facevo accedere le persone a delle aree VIP, e a queste aree VIP c'erano dei contenuti come suonerie, come... Me ne ricordo, sì, sì. Ho iniziato con quelli, poi c'erano i dialer ai tempi che facevano proprio scollegare le persone dal modem con delle numerazioni particolari, facevano... Me le ricordo, è vero! Non erano cose bellissime e felicissime, infatti poi ho abbandonato tutte cose, non l'ho più fatto, quando ho visto che comunque erano le prime, era la prima volta che c'era questo modello. Che io guadagnavo questo modello, poi sono iniziate tutte quelle cose che le persone dicevano, delle bollette della Telecom impressionanti eccetera, io ho mollato tutto assolutamente perché non volevo essere partecipe di queste cose perché mi è sempre piaciuto il guadagno etico. Comunque, andando avanti, per farla breve, ho iniziato a lavorare con AdSense. Quello è stato il modello di business migliore che potevo mai conoscere eccetera. Poi ai tempi c'erano dei buchi su Google, no? Tu magari compravi un dominio, il dominio era chiave secca e il giorno dopo praticamente era in prima pagina, prima posizione, e tu facevi traffico. Quindi avevo un network di circa 100 e più siti di varia natura, dove mettevo del contenuto che prendevo da altri siti, e quindi capirai bene che era diventata una macchina. No, prendevo contenuti di qua e di là, li mettevo là dentro, prendevo il dominio, in 2 giorni c'era un sito fatto, poi ho incominciato a capire come fare lo scrape su altri siti, quindi diventava tutto automatico, una figata mostruosa. Ma quindi tu hai un po' di competenza anche di programmazione? No, di programmazione no, nel senso che mi interessava perché dovevo fare delle cose, e quindi guardavo quali erano gli script ASP ai tempi che io utilizzavo, e quindi cercavo di capire in che maniera funzionavano, fino a quando uno script l'ho modificato tutto, e quindi le query, SQL, tutte queste cose, mi collegavo ai DB, eccetera, lo facevo. Ma da qui a dire che ero un programmatore, cioè, ce ne vuole. Sì, ok, è vero, ci sta, però... Adesso quello che questo background mi ha permesso anche di entrare su WordPress successivamente e capire più o meno, anche se il linguaggio era completamente diverso, perché parliamo di ASP e PHP, esatto. Però capire che comunque... per fare delle cose mi bastava andare a prendere la guida di WordPress, dove c'erano dei codici, già banalmente pigliavo quei codici, li mettevo sulle mie installazioni di WordPress e riuscivo a creare dei siti che erano diversi da quelli di un semplice template, utilizzando magari custom field. Già solo con quelli praticamente potevi fare l'infinito, lo puoi fare ancora con certo. WordPress, perché esistono ancora queste cose. E quindi... E quindi mi sono perso e quindi la mia storia più o meno è questa. Poi succede che eravamo ad AdSense, perfetto, mi innamoro della SEO, faccio SEO nel 2011-2012. Adriano De Arcangelis, di SEO training ai tempi eccetera, fa sì che mette praticamente online un contest SEO. Ai tempi la cosa mi piaceva tantissimo, facevo link building, ero l'uomo dei link, praticamente mettevo link, ero uno spammer a tutti gli effetti. Ciao, cioè, partono tutti da lì, il cappuccio tipo hacker, cioè io ero lo spammer di turno, non ce n'era per nessuno, per me era lotta con chiunque, chi era di fronte a me perdeva appunto, il mio atteggiamento era quello. Dopodiché, quando ho visto che c'era il contest, ho detto aspetta, partecipo al contest. Mi sono iscritto e ho iniziato a fare il contest. Iniziando a fare il contest mi sono reso conto che comunque stavo iniziando a lottare con delle persone che facevano la stessa cosa che facevo io, volevano posizionare il sito. Fra l'altro io a quei tempi mi aveva chiamato per una scuola professionale, quindi insegnavo in 2 classi, avevo 2 classi. In una di queste insegnavo praticamente quasi al 100% SEO là dentro, e quindi ho fatto entrare il contest anche dentro la classe, quindi i miei allievi che erano là, che erano circa 16, ti spingevano?
Sì, lo spingevano perché allora ho fatto fare dei blog che parlavano di questa cosa, eccetera. E poi ho coinvolto un sacco di persone. È stata un'esperienza bellissima perché oltre a fare SEO mi ha permesso di fare networking. Ricordo ai tempi, per esempio, ho contattato Ivano Di Biasi e ho contattato un sacco di persone. Adesso non mi vengono tutte in mente, ma anche Davide Pozzi ho contattato ai tempi, Già eccetera. allora, Sì, parliamo di che anni quindi. qua? Non ti ricordi? Nel 2012 è Ah, nel stato. 2012. 2012 c'è stata la premiazione, sì, 2011-2012 è stato quello, sono stati quelli gli anni. E già mi ricordo che quando ho chiesto aiuto a Ivano Di Biasi, lui mi ha detto: va bene, Marco, non ci sono problemi, ti metto qualche link. E lui ha attivato una cosa che era fantastica, che faceva delle autoinstallazioni con WordPress, prendeva contenuti di qua e di là, creava dei siti e metteva link. È fantastico, stupendo. Bellissimo. Questa cosa è andata avanti fino a quando sono arrivato, secondo al contest. E quindi sono andato sul podio praticamente. C'è Chi ha stata la vinto? premiazione. Ho vinto, sì. No, E chi è che ha allora vinto? praticamente. Ti ricordi chi ha vinto? Sì, ha vinto Pasquale Cangemi il primo posto, che attualmente è in Pro Web, che ha avuto un po' di cambiamenti. Comunque, sì. Con cui sono molto amico. E mi ricordo, la cosa fantastica di questo contest è stato che praticamente alla fine io con Pasquale, che eravamo primo e secondo, praticamente ci scambiavamo idee, ci scambiavamo informazioni, cercavamo di fare le cose insieme. E questa era una figata mostruosa, È perché vero, è ovviamente vero. tutti gli altri lottavano, c'era chi abbandonava, chi faceva finta che il sito gli si era rotto, c'era di tutto là dentro. Io invece mi sentivo con Pasquale, che lui era sempre primo, aveva il sito a chiave secca lui, ma era sempre primo comunque, e ci scambiavamo informazioni continuamente ed era fantastico quello. Dopodiché, praticamente, dopo questa cosa, ho iniziato a fare SEO anche per i clienti. Quindi, ai tempi, avevo aperto un sito che era SEO Palermo, che dopo pochissimo tempo ho scritto sul sito: io non faccio più preventivi, basta, non venite più perché non ce la faccio più. E niente, dopodiché succede che inizio a fare degli speech in giro per l'Italia, faccio uno speech su un corso organizzato a Palermo, dove mi incontro con Nando Pappalardo, che ai tempi era Elite Author in Temforest, Ah, però. perché faceva dei temi WordPress, li vendeva là, era diventato Elite Author, eccetera. Quando mi ci sono conosciuto, lui festeggiava il suo primo milione di euro fatto con Temforest. Quando ci siamo visti, ci siamo praticamente innamorati l'uno dell'altro, nel senso figurato del termine, Perché perché tua siamo moglie andati. no sarebbe. Tu sei sposato, giusto? Sì, assolutamente. Sì. Dico, siamo entrati in empatia. Lui stava facendo un corso, mi ha chiamato per quel corso. Sono andato a quel corso, ho fatto lo speech là. E lui, quando mi ha visto la prima volta, già gli era piaciuto come parlavo, quello che dicevo, e c'è la mia passione per la materia. Poi, quando sono partito e sono andato a fare lo speaker per un suo evento, lì praticamente non lo so, siamo entrati in un altro mondo praticamente. Mi ha fatto la proposta, mi ha detto: vieni a lavorare in azienda da noi, questa è la proposta che ti faccio. E io non ci ho pensato due volte, gli ho detto ok. E da quel momento io ho iniziato a lavorare dentro la sua azienda, dove inizialmente sono entrato come SEO, poi sono diventato product owner, cioè responsabile del prodotto. Quindi Diciamola, praticamente facciamo un po' di pubblicità. Facciamo non ti ho capito, non ti ho sentito più che un po' di altro. pubblicità. Possiamo dire. L'azienda è iTeams. È scritto yitemes.com. Noi adesso in azienda sviluppiamo plugin per WooCommerce e li vendiamo in tutto il mondo. Siamo diventati molto, 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 molto grandi. Certo. Molto. Siamo super sul pezzo, come si dice. E quindi là dentro io sono entrato come SEO, ma l'azienda faceva altre cose ai tempi. Faceva temi. Aveva anche un sito che è Yourinspiration Web, Esatto, che sì. magari conosci. Assolutamente sì. Poi però l'azienda ha iniziato a crescere, progetti diversi, ruoli diversi, eccetera, e quindi c'è stata un'escalation completa. Là dentro ho fatto diverse cose, non solo SEO, ma mi sono occupato dei ragazzi, di portare a casa i progetti, di fare i test sui progetti, di fare le schede dei plugin, diverse cose su questo ambito. Adesso in azienda sono sempre nel reparto marketing, mi occupo sempre un po' della SEO, sto curando dei canali YouTube perché è nata questa cosa di YouTube. Io da sempre volevo mettere qualcosa su YouTube, volevo fare delle interviste, eccetera, fino a quando ho detto: cacchio, mi metto su YouTube, vediamo quello che succede e come va, va. Anche perché YouTube un po'
ti spiazza quando arrivi a una certa età, perché io ho 43 anni, quando arrivi a questa età ti spiazza un po' perché dici forse non è un social per me, però cacchio è quello che voglio fare, perché voglio mettere dei contenuti video e lo voglio fare in quel social, perché mi piace quello. Quindi mi sono messo a lavorare con i video, e quindi sta nascendo anche questa cosa di curare i canali, sia per quanto riguarda il mercato italiano che quello estero, quindi Spagna, UK, eccetera. Cioè, fammi capire, non ho capito bene, in che senso? Stiamo parlando di adesso dell'azienda? In questo caso dell'azienda, quindi all'interno dell'azienda abbiamo fatto dei canali, e quindi io sto iniziando la parte di comunicazione all'interno di questi canali, quindi su fare tutorial per come si utilizzano i plugin, a cosa servono, quale vantaggio possono prendere le persone, i clienti da quel plugin, eccetera, quindi lato comunicazione sotto questo punto di vista. Ma nel senso che li fai tu, oppure nel senso che tu sei responsabile, diciamo, di progetto? In tutti e due i sensi, nel senso che coordino, diciamo, quello che è il canale, anche se stanno nascendo ora tutti e tre i canali, e nel caso dell'Italia in questo momento sono più io che fa i video, ma ovviamente i video sono aperti anche a altre persone che sono all'interno del canale. Non è il canale di Marco Salvo, è il canale dell'azienda. Certo. Il canale di Marco Salvo è un'altra cosa, e dopo ne parliamo. Ti dico anche che, a cavallo di tutto quello che ho detto, nel 2007 ho aperto partita IVA, quindi ho iniziato a lavorare con ecco, quando mi hai fatto quella domanda, quando ho iniziato a guadagnare, forse era il 2005 quando ho iniziato a fare dei piccoli guadagni, eccetera. Poi nel 2007 ho aperto partita IVA, perché i guadagni erano un po' diversi fino a ora, che è ancora aperta. Quindi io lavoro sia per l'azienda che per me stesso, perché ho dei siti in affiliazione, lavoro con le affiliazioni, che è praticamente quello che è fare rappresentante nella vita reale, chiamiamola così, nella vita offline, forse è meglio, nella vita offline è fare rappresentante, mentre nella vita online si chiama affiliato. È più o meno. Aspetta, quello... allora, Marco, visto che questo è un argomento importante, te la faccio io la domanda. Cioè, come a dire, tutta la tua storia non me ne fregava un emerito cavolo, perché questo è quello importante. Assolutamente no, 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 no. Però rimane sempre che sei bravo a fare tutto ciò. No, assolutamente, però siccome, come ti dicevo prima, spezziamo poi le varie clip, questo era appunto un argomento di cui poi ne parliamo, se poi dopo andiamo a riprendere la storia va benissimo, però mi piacerebbe chiederti appunto come sei arrivato alle affiliazioni, ma cosa sono le affiliazioni, e soprattutto parliamo anche del tuo libro che è scritto sulle affiliazioni. Sì, allora, sono arrivato alle affiliazioni come... Lavoravo con AdSense, come avevo detto poco fa, e quello è, per me continua a essere il modello di business migliore al mondo, solo che purtroppo adesso non funziona più come funzionava prima, perché era il modello migliore per me, il più bello, quello che mi piaceva di più, perché io mi ricordo ancora che io facevo pesca sub, andavo a pescare e poi tornavo a casa, quanto ho guadagnato, bene, oggi ho fatto tanto, mi sta benissimo. Quindi per questo ti dico che mi piaceva tantissimo, perché era il momento in cui io non lavoravo per il web, ma era il web che lavora per me, cioè quello che io adesso cerco di dire alle persone che entrano in contatto con me e le persone che seguono quello che faccio io. Dopodiché questo modello è iniziato a crollare definitivamente, adesso proprio zero, almeno per quanto mi riguarda. Chi ci guadagna ha dei siti che fanno veramente un traffico spaventoso per fare, non lo so, 3-4 mila euro al mese, ma prima non era affatto così. E quindi sono andato sempre alla ricerca di un modello simile a questo, e con la SEO e con le affiliazioni ho trovato un qualcosa che è simile, perché tu praticamente con le affiliazioni che fai ti prendi il prodotto di un'altra persona e lo puoi vendere, e tu ricevi una percentuale sul venduto. La percentuale la ricevi sul venduto perché tu vendi attraverso dei link. Questi link portano con sé un ID, che è un codice. Questo codice è attribuito a te come affiliato. Quindi il momento in cui da quel link che contiene quell'ID si fa una vendita, viene generata una vendita, nel tuo pannello in automatico viene generata una commissione. Quindi questa cosa ovviamente mi piaceva, modello di business completamente differente da AdSense, dove tu scrivi quello che cacchio vuoi nelle pagine, poi è il tool, diciamo è Google in questo caso, che si adatta alla pagina e mostra
le pubblicità che secondo lui sono più performanti rispetto all'argomento, mentre qua è diverso perché già devi andare a intercettare tu l'utente, quindi già c'è uno sforzo in più, però diciamo che mi ci sono messo perché ovviamente essendo nella SEO, capendo diversi meccanismi e capendo che devi andare a intercettare la domanda che fa l'utente quando è su Google, che è messo là che smanette eccetera, e quindi trovarti là nel momento giusto per poter vendere il tuo prodotto, ed è quello che ho fatto. Quindi con le affiliazioni sono entrato nelle affiliazioni sono entrato in questo modo praticamente. Poi ho iniziato a scoprire che di affiliazioni ce ne sono un'infinità. Ci sono diversi modi di entrare a contatto con le affiliazioni. Per esempio, ci sono i network di affiliazioni. I network di affiliazioni che sono delle aziende che praticamente prendono i prodotti e permettono agli affiliati, quindi alle persone che si iscrivono all'interno di questa azienda, di poter sponsorizzare quei prodotti. Orfiglia, di cui tu hai parlato, giusto? Perfetto, io ho intervistato Angelo, che è uno dei CEO di Warfilia, ed è sul mio canale l'intervista. Ho intervistato anche diversi affiliati che lavorano con questo network, Tindaro, non mi veniva il nome, che lui è uno di quelli che lavora con questo network. Tindaro Battaglia? Tindaro Battaglia, sì. Non lo sapevo. E altri che hanno lavorato con questo network, ma che poi nella loro vita hanno fatto anche altre cose, quindi magari le strade si sono divise, eccetera, ma comunque diciamo che quello è uno dei network più forti che c'è in Italia. Ma non erano solo questi i network, quando ho iniziato io c'era TradeDoubler, c'erano poi Zanox, eccetera, sì, sì. Praticamente facevano la stessa cosa, no? Già i network erano quelli ai tempi, perché tu potevi entrare là dentro e potevi chiedere l'affiliazione con dei partner che loro avevano là dentro. Loro stessi mandavano questa richiesta al partner, se il partner accettava tu avevi l'affiliazione. E quindi poi aspettavi, una volta che avevi fatto tutte le commissioni, che il merchant ti pagava e tu finalmente ricevevi quei soldi. Era un pochettino complicata come cosa, non era così immediata come AdSense, che guadagnavi, prendevi là, guadagnavi, aspettavi, vedevi, eccetera, insomma, un po' così. Fino a quando... una delle affiliazioni che mi è piaciuta di più è quella di Amazon. Tu poco fa hai fatto vedere un'immagine del mio libro, là ho voluto scrivere un libro che si chiama Affiliazon, lavorare con le affiliazioni, quindi con l'affiliazione Amazon. Amazon praticamente ti permette, registrandoti al suo programma di affiliazione, di guadagnare una percentuale rispetto ai prodotti che tu riesci a vendere con la condivisione dei link, di come parlavo prima. È sempre la stessa cosa: il tuo link c'ha un ID, se vendi attraverso quel link che porta con sé l'ID, tu guadagni una commissione. Le commissioni ovviamente non sono come quelle di altri network, magari una commissione su un prodotto da network potrebbe essere dai 16 euro ai 20 euro, 22 eccetera. Vi sto parlando di prodotti diciamo a basso budget, mentre su Amazon le percentuali che tu guadagni sono decisamente inferiori, ma rispetto al budget che tu investi per acquistare il prodotto sono un poco correlate, diciamo, perché comunque su Amazon puoi anche fare delle commissioni di 20 e anche di 25, di 30, di 30 euro, ma dipende che prodotto vendi. Cioè se tu vendi un prodotto da 500 euro, 600 euro, allora le commissioni sono su quella cifra. Esatto. Poi dipende anche di che natura è il prodotto, se vendi mobili, se vendi tecnologia, se vendi... Dipende libri, eccetera, eccetera, sì, certo. Sì. Ogni categoria ha una sua percentuale. Sì, sì, è divisa. Lui divide in settori merceologici praticamente. E ovviamente Amazon, anche se dà delle percentuali magari su dei prodotti che costano 80 euro, che è molto inferiore rispetto a 20 euro la tua commissione, di bello c'è in Amazon che è un sito, chiamarlo sito è riduttivo, super, iper, mega. Quello che gli vuoi mettere, gli metti appresso, ottimizzato per quanto riguarda il percorso di conversione. Quindi quando tu mandi una persona su Amazon, uno quasi al 100% è già un cliente perché tutti comprano su Amazon. Certo. Due, conosce perfettamente il percorso per arrivare all'acquisto, quindi praticamente ci sono zero barriere. È vero, molto importante questa cosa. Assolutamente sì, perché quando tu fai affiliazione con dei prodotti, devi creare delle pagine, e non solo devi creare delle pagine, ma devi creare autorevolezza su quelle pagine.
perché sennò le persone entrano là dentro e non comprano, ovviamente, perché tu entri su un sito che magari ti sembra poco autorevole o che magari ti sembra un po' così fuffa o truffa, e ovviamente non compri. Quindi quelle pagine devono essere fatte a modo, devi rispettare un sacco di regole che permettono all'utente di dire: ok, mi fido di questa pagina. Se mi fido di questa pagina, poi andiamo allo step successivo. Ma mi fido al punto da mettere la mia carta di credito là dentro? Non è semplice. Quindi non lavori solo sul cliente consapevole, cioè quello che è consapevole di avere un bisogno, di avere una necessità, ma lavori anche tu, Marco, sul cliente inconsapevole, dove devi costruire tutto, cioè dove da un lato gli devi far conoscere il prodotto e gli devi anche in qualche modo motivare ad andarlo a prendere. Cioè, assolutamente sì. Poi sono diversi percorsi che tu puoi fare. A me piace lavorare con la SEO, quindi vado a intercettare direttamente la persona con i contenuti, che sia un contenuto che si spinge via Google o che si spinge via YouTube o che si spinge su altri canali di organico. Per quanto riguarda quello che dicevi tu, magari è un pochettino più sulle ads, dove magari su Facebook vai a prendere una persona che non gliene frega niente in quel momento di guardare il frigorifero, per esempio, e quindi in qualche maniera devi attirare la sua attenzione, devi capire se è un utente profilato, poi lo devi mettere in un calderone dove metti tutti gli altri nel calderone a seconda dell'azione che hanno fatto, poi li profili tutti e crei un altro calderone. Insomma, è molto più complicato rispetto alla SEO, però ovviamente sono risultati diversi che tu riesci a portare. Certo. Per quanto riguarda domanda consapevole inconsapevole, puoi fare anche latente inconsapevole, puoi fare la stessa cosa prendendo le persone che vengono da AdSense, portandole su Facebook, facendo dei profili, dei pubblici che sono targettizzati praticamente a quel punto, perché sei andato a prendere le persone che facevano quelle ricerche, da là inizi a duplicare il pubblico e quindi inizi ad avere una fetta di persone che possono seguire e che possono ricevere le tue offerte. Ma quella è una tipologia di lavoro abbastanza differente. Per quanto riguarda Amazon, ho sempre lavorato, continuo a lavorare e nel mio corso lo spiego, con la SEO, perché il mio obiettivo è sempre quello, lavorare il meno possibile e sfruttare il lavoro che è stato fatto per avere un riscontro che per qualcuno potrebbero essere milioni di euro, per altri potrebbero essere pochi spiccioli, ma sempre un riscontro è. Quindi dipende quello poi dal tuo obiettivo e da come sei settato. Ovviamente fare una cosa del genere su Amazon non significa che stai andando a fare un'azienda, che ti servono un sacco di dipendenti e che devi fare chissà che cosa. È un lavoro che puoi iniziare a fare da solo e lo puoi portare avanti da solo. Poi se tu vuoi scalare, se tu vuoi crescere, puoi anche metterti dei collaboratori accanto e affidargli dei task e fargli fare delle cose. Assolutamente. Ma è una cosa che tu puoi fare comunque da solo, quella. Certo. Puoi partire da solo. Ma qual è il profilo mentale della persona che secondo te è adatta a fare affiliazione? Perché cioè adesso ci sono anche persone che hanno la nostra età, 42-43 anni, che però non hanno gli skill, non sono partite 20 anni fa come sei partito tu, come sono partito io, no? E quindi si mettono oggi, devono iniziare, sanno accendere un computer, però non sanno fare tante cose. Secondo te un profilo di una persona come questa può lavorare nel campo delle affiliazioni? Oppure... Secondo me sì, assolutamente. Perché ti dico questo? Perché allora, io ci sono riuscito. E quando mi sono messo online non c'erano né tutorial, né spiegazioni, né libri, né HTML.it, non c'era niente. Sì. Mi sono messo là, ho iniziato a cercare di capire, c'erano i forum ai tempi, facevo le domande sui forum e cercavo di capire in che maniera fare le cose, e ho imparato a fare delle cose elementari, come iniziare a fare cioè creare una pagina web. Crearla bene è un altro discorso, ma creare una pagina web già per me era un obiettivo da raggiungere. Adesso chi si mette ora online, che o ha 10 anni o ha 50 anni, ha la possibilità di andare a trovare un livello di comunicazione e dei tutorial che magari sono adatti a quello che è il suo profilo, a quello che è il suo atteggiamento, a quello che sono le sue di skill. Quindi può trovare dei tutorial che sono avanzati o dei tutorial che sono veramente base. Anche su YouTube, per esempio, c'è di tutto oramai là dentro. Oramai c'è di tutto, quindi realizzare un sito diventa alla portata di tutti. Uno, perché i CMS adesso, cioè i CMS sono gratuiti, no? Trovare uno spazio web lo trovi con poco, installarlo
trovi subito le guide per installarlo, creare i post, trovi subito le guide, i template li hai già fatti, quindi ti basta prenderne uno anche gratuito, metterlo sull'installazione di WordPress e praticamente in pochissimo tempo tu riesci a avere un sito che può iniziare a funzionare. Quindi l'unico ostacolo potrebbe essere la tua abitudine alla staticità che magari all'inizio devi iniziare a metterti in gioco, devi muovere un po'. Assolutamente sì, secondo me l'ostacolo maggiore quando si vuole fare una cosa è proprio questo, aspettare che le informazioni ti arrivino da fuori, aspettare che sia un'altra persona che ti dice senti, guarda, io ho scoperto questa cosa perché non la fai, ti spiego come si fa, eccetera. No, l'atteggiamento è completamente diverso, è l'esatto contrario, aspetta, io voglio fare questa cosa, aspetta, mi vado a cercare le informazioni, chiedo al mondo. Me ne frego di fare brutte figure, non ha importanza perché comunque la gente dimentica anche le brutte figure e vado avanti e poi magari tutto quello che ho imparato magari lo riverso agli altri. Io questa cosa l'ho sempre fatta e la continuerò a fare e la farò fino a quando avrò vita. Cioè tutto quello che a me arriva, tutto quello che io imparo, poi piano piano lo regalo o impacchetto dei corsi e comunque secondo un percorso mirato, eccetera, eccetera, lo vendo. Eccetera, ma sono delle cose che comunque io giro alle persone. C'è una quantità di cose che regalo e giro e ti assicuro che sono grandi informazioni. Anche le No, interviste che io faccio, dentro le interviste ci sono delle cose che se tu le ascolti e le ascolti con la mentalità di chi vuole fare qualcosa, perché ha un progetto in testa, perché vuole fare l'affiliato, perché vuole fare l'imprenditore, perché qualsiasi sia la cosa che tu vuoi fare, se tu ti ascolti con le interviste, dentro ogni intervista ci sono delle informazioni che sono chiave, che tu dici, vero. cazzo, qua, cioè, cazzo, quella è una cosa su cui avrei sbagliato milioni di volte, invece me la stanno dando così servita su un piatto, messa là, io l'ascolto, la prendo, la porto a casa, la utilizzo e non ho bisogno Sono di bellissime le sbagliare. tue interviste, anche perché Grazie. effettivamente, guarda, le fai molto bene, sei bravo, perché riesci a... Sì, sei bravo perché, insomma, cioè, sei disinvolto davanti alla telecamera, non tutti hanno questa capacità qua. E poi è bello ascoltare la storia di tutte queste persone, anche spesso mostri sacri come Tagliaerbe, ok, posti che hai intervistato, e, insomma, effettivamente vengono fuori delle pillole che uno dice: porca miseria, quella della mascherina che aveva detto Davide. Davide, cioè, subito ci abbiamo fatto un video sopra perché effettivamente aveva un senso. E quindi bisognerebbe ascoltarti tutti i giorni, bisognerebbe avere il tempo di ascoltarti tutti i giorni, sono d'accordo. Assolutamente sì, assolutamente sì. Per esempio, per le affiliazioni, consiglio di andare a guardare l'intervista con Gio di Siena, dove impari un casino di cose anche sul lancio prodotti. Cioè, lui, per esempio, è uno di quelli che condivide e condivide e condivide. E non gliene frega niente di dire: aspetta, sto dando questa informazione, poi succede questo, succede quello. No, lui condivide e basta. Poi, ovviamente, ha il suo introito, no? Ha il suo resoconto, vende le sue cose, eccetera. Però di fatto comunque ti dà un sacco di informazioni. Ecco, tutta questa cosa quando ho iniziato non esisteva. Non c'era chi mi poteva dare informazioni. Io non potevo guardare nessuno, come me, come tutte le persone che hanno iniziato quando abbiamo iniziato noi, no? Sì, io credo che c'è sempre un pro e un contro. Adesso hai tante informazioni, però la difficoltà è scegliere le informazioni giuste. Quindi trovare anche, cioè seguire l'informazione che non ti faccia perdere tempo è importante. E soprattutto bisogna che cambi un po' la mentalità e la gente deve capire che se vuole ottenere dei risultati un po' più velocemente, forse è il caso di prendere un pacchetto di informazioni già pronte e pagare anche chi te le dà, insomma, perché anche in questo modo si costruisce la Assolutamente relazione. sì, assolutamente sì, perché io ho maturato una cosa, che ci sono delle informazioni che tu le trovi ovunque, anche quelle che magari vendo io all'interno del corso, tu le puoi trovare anche da un'altra parte. Però quello che è il valore aggiunto è, uno, il livello di comunicazione che c'è all'interno del corso, ma di chiunque, e due, è il percorso che tu fai quando acquisti un corso del genere, perché sono step su step che sono sequenziali, no? Mentre le informazioni che tu vai a trovare magari su Sono YouTube frammentarie. sono sì, esatto.
È questo. E quindi poi tu devi fare questa sorta di collage, devi collegare tutte cose, eccetera, eccetera, devi crearti la strategia e devi Ci iniziare. metti anni, perché così ci metti anni Ci nel metti di momento in più. cui metabolizzi tutto, dici ma guarda, adesso è tutto chiaro, però quanti soldi hai perso perché non l'hai fatto 10 anni fa, hai capito? Quello è il problema. Allora, Assolutamente, assolutamente. se uno ha un pallino, deve spendere, secondo me, e investire, farsi il suo business, perché fare business online è come farlo offline, non cambia Certo, niente. E quindi qual è il nome del videocorso? Sempre affiliato? Sempre affiliato. sì. Sempre Affiliazon, che poi lo chiamo Affiliazon, vabbè, è come Sì. Liable, te lo ricordi? Mi Chi? ricordo ancora la pubblicità, Liabel, ti Ah, ricordi che c'era? Liabel, Si dice sì. Liabel, stessa cosa. No, c'è Affiliazon, soltanto un problema, Affiliazon. che hai usato la mia foto di quando avevo ancora i capelli. con il tazzone o quello che è Il nel testone ce l'ho là. cervellone. Ascolta, invece YouTube, com'è che ti sei messo a fare video su YouTube? Beh, prima l'hai detto, ho sempre avuto questo desiderio e adesso mi ci Sì. sono messo. Sai cosa? Guarda, l'altra volta Vai, vai. io ho intervistato Alessandro Sportelli. Sì? Alessandro Sportelli è una delle persone che io guardavo ai tempi quando lui ha iniziato a fare le interviste. C'era anche Robin Hood che faceva, ovviamente. Robin Hood ha iniziato, è stato uno dei primi in Mamma mia, assoluto. mamma mia. E quindi io guardavo lui e dicevo: cacchio, però sta cosa a me piace di fare le interviste. Magari non ti porta a niente, no? Non ti dà nulla assolutamente. Però questa cosa di contattare una persona, farti spiegare quello che fa, metterla in un posto che stai creando tu, e quindi tu dai valore alle persone che la sentono, dai valore alla persona che stai contattando, perché comunque gli porti del pubblico, anche se magari non ne ha bisogno, ok? Però comunque lo stesso in quel momento gli stai portando del pubblico. È win-win per tutti, per Certo. tutti. Cioè non c'è una persona che perde là dentro, è win-win per tutti. E quindi ho detto, sai che Costruisci c'è? relazione soprattutto. Come? Secondo me la cosa più importante è che costruisci relazione. Sì, sì, assolutamente. Con molte persone io mi ci sento diverse volte, perché comunque instauri quel rapporto che puoi fare. È come andare a una festa, no? E iniziare a conoscere delle persone. Ci sono le persone che magari conosci e basta, è finita là. Le conosciute, stanno simpatiche, ne parlerai, eccetera. Rispetti, eccetera. Poi ci sono le persone che comunque conosci durante la festa e poi magari ti ci risenti l'indomani per andare a correre, per fare una partita di calcetto, per andare a prendere una birra, eccetera. È la stessa cosa, io mi sento con un sacco di persone e ci sono delle persone con cui Vai a mi ci correre. sento più frequente. Sì, bravo, 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 assolutamente sì. Avevo proprio immaginato. O forse bevo una birra, dai. Beh, ascolta, e quindi infatti, quando tu mi hai detto faccio il canale YouTube, però non ho ancora cioè non ho ancora una strategia, mi Allora, le interviste sono arrivate dopo. Io penso che fare un canale YouTube è un viaggio introspettivo verso te stesso e ti insegna veramente un macello di cose. E io ho iniziato ora, sono ancora io, cioè io sto iniziando. Ho iniziato, ma sto iniziando. E quindi ancora devo scoprire di tutto su YouTube. Però praticamente il momento in cui tu ti metti davanti alla telecamera e dici: aspetta, registro qualche cosa, registro un messaggio da mettere sul canale. Ok. Ma tu come persona, se registi tu come persona, magari a te piace la SEO, ma poi ti piace anche il violino, magari ti piace anche, non lo so, sei un collezionista di francobolli, non lo so, hai altre cose in testa e dici: sì, ma io voglio parlare della collezione anche, sì, ma io voglio parlare anche del violino, voglio parlare della chitarra, voglio parlare della musica che facevo quando ero piccolo, vuoi parlare di un sacco di cose, quindi devi capire di cosa parlare. Ok, nel mio caso io ho iniziato a fare delle cose che riguardavano la mia professione e quindi ho detto: ok, parlo di alcune cose che riguardano la mia professione. Però, nonostante questo, dentro il canale ho messo anche dei video che parlano un po' di altro. E io ho iniziato a parlare nei miei video di link building, di SEO, come non lo aveva fatto mai nessuno. Forse perché così un po' in maniera goliardica, divertente, eccetera. Che non è, mi rendo conto che non è semplice, però io vedevo che comunque il livello di comunicazione di YouTube è questo, cioè tutti erano tutto sparato, tutto veloce, tutto così, e quindi ho cercato in qualche maniera di fare quello. Poi pian piano ho detto: sì,
è una parte di me quella, ma ho anche altre parti di me dentro me. È un casino, no? E quindi ho iniziato a fare anche delle altre cose e mi sono detto, sai che la cosa è differente perché YouTube non funziona come i siti, che tu fai un sito, diventa verticale e lasci solo quello e basta. E poi ho iniziato a guardare tutti i canali di persone che hanno fatto un viaggio spaventoso, hanno milioni di true fan, eccetera, giusto? E ho visto che è successa la stessa cosa a loro, perché tu quando vai su tutti i video del canale, magari, della persona che hai individuato, inizi a scrollare e piano piano fino a quando arrivi al primo video e tu vedi che quel primo video è in un modo, il secondo in un modo, dopo una decina di video cambia di nuovo, poi cambia ancora, cambiano le thumbnail, diventano sempre uguali per un periodo, poi di nuovo, eccetera. Ti rendi conto della crescita che ho detto, cacchio, allora non è che sta succedendo solo a me, è successo a tutti. Poi ho iniziato ad ascoltare delle interviste e dei youtuber famosi dicevano assolutamente questo, dicevano che comunque fare un canale è un viaggio dentro di te, perché incominci a scoprire delle cose che prima non guardavi. Che lo dice questo? Come? Che lo dice questo? Sai che non me lo ricordo, perché ne ho ascoltati diversi, non me lo ricordo. Allora di, chi è che hai seguito? Ho seguito delle persone non italiane, di cui io non mi ricordo assolutamente il nome, perché non è che andavo a guardare una persona in particolare. Io andavo a fare una ricerca, e me la faccio tuttora, su YouTube, e vedevo quali erano i canali delle persone che parlavano alla telecamera, quindi era un canale di loro, avevano tanti follower o follower. E quindi ho scrollato là, ma non sono andato a fare questa cosa su una persona in particolare perché la conoscevo, cioè non è che ho preso il canale di Brian Dean e ho detto aspetta, andiamo a guardare come ha fatto lui. No, non è stato così. Mi sono andato a guardare semplicemente YouTube quando trovavo quella persona, anche attraverso delle ricerche fatte su Google, che comunque aveva il canale era molto seguito, allora cercavo di capire. Quindi non hai delle guide, che delle muse ispiratrici che tu segui? No, io non ho un punto di riferimento, dico faccio come lui o come lei, assolutamente no. Beh, si può prendere più da tante persone, però hai capito, magari ci sono alcuni che ti dicono, che ti dici sì, questo mi piace, fa questa cosa fatta molto bene e ti rimane impressa. Sì, assolutamente sì, ma ci sono persone che sono... YouTube è strano perché ci sono delle persone che utilizzano YouTube per un fine, cioè portare traffico da loro oppure vendere delle cose. Persone invece che utilizzano YouTube perché lo fanno diventare un canale che esplode, ok? Che magari non è neanche una cosa che pensavano all'inizio, ma che poi lo diventa. Ma se tu ci pensi, per esempio, se tu vai a guardare un video di youtuber che sono super famosi, non è che i video siano così ottimizzati per come si professa nella SEO. Okay. Okay. Nella SEO cosa fai? Allora ti vai a guardare le ricerche, vai a guardare quali sono i volumi, in merito a quel volume capisci che ci sono delle persone dietro, vai a guardare quali sono le persone che già hanno fatto il video, come l'hanno fatto, che parole hanno inserito. No, ci sono delle persone che hanno dei canali che spaccano e magari quello che è scritto all'interno del titolo, eccetera, sono cose che non sono assolutamente ottimizzate, non sono vanno da un'altra parte completamente. Ecco, là io ancora non ci sono arrivato, quindi non ti so dare delle informazioni, però sono cose che già vedo. Non è solo ottimizziamo il titolo di un video, ottimizziamo la descrizione, è qualcosa di tecnico, è qualcosa che va oltre, anche perché su YouTube ci sono delle metriche da seguire che sono diverse da quelle che sono quelle dei siti, come per esempio il tempo di permanenza sul video, come le persone che stai andando a intercettare, il target che tu stai andando a intercettare, in che maniera lo stai andando a intercettare, se si è iscritto, se non si è iscritto, le persone che si sono iscritte se vedono i video o non li vedono, se porti traffico dalle piattaforme esterne dentro YouTube e quanto va quel traffico e quanto è quello che tu porti da YouTube stesso oppure dai video correlati. È un casino, cioè è un altro mondo. È un altro mondo completamente. Quando io ho scoperto per la prima volta il watch time, e l'ho scoperto ovviamente da Giorgio Tave, che parla continuamente e diffonde continuamente, grazie per esistere Giorgio, da una vita, le sue informazioni e tutto quello che scopre, tutto quello che vede. Quando ho scoperto questa cosa ho detto cacchio, watch time, andiamo a guardare, ma che è sta cosa?
l'ho guardato e ho detto, sì, effettivamente se ci ragioni, se tu fai dei video e i tuoi video sono sempre più visti, il tuo video da 20 minuti lo guardano per 20 minuti, vuol dire che è un video che comunque ti ha tenuto incollato. Se un video da 20 minuti lo guardano 10 secondi, vuol dire che è un video che non sta interessando a nessuno. Infatti è quello l'algoritmo su cui si basa, cioè vedere quanto, cioè, monetizzi di più nel portare. Io non lo so se è solo quello, perché ho seguito, adesso io non mi ricordo i nomi però, mannaggia però, è quella cosa importante. Dicevano delle cose, uno in particolare ha detto, sai, io per 2 anni consecutivi ho registrato dei video. Due anni tutti i giorni. Due anni tutti i giorni. Sì, 2 anni consecutivi ho fatto video, 2 anni consecutivi mi sono fatto il culo su YouTube e non è successo mai niente. Arrivato a un certo punto, bom, la crescita è stata esponenziale. Ecco, allora, cos'è? È stato il watch time là o è stato qualcos'altro? Boh, non lo so. Sicuramente la quantità di video che questa persona ha registrato qualcosa ha fatto. Però la costanza, tutti lo dicono su YouTube, dicono tutti premi alla costanza, perché se tu fai dei video per un mese e poi ti fermi non fai niente, ok? Anche se magari fai degli iscritti, perché ci sono delle persone che arriveranno ai tuoi video, però quel pubblico non è che tu lo stai mantenendo, è un pubblico morde e fuggi, certo. Si è iscritto e se n'è andato, poi buonanotte, chissà. Ci sono delle persone che magari hanno fatto canale YouTube che sono partiti con un pubblico e poi il pubblico si è completamente è completamente cambiato, esatto. Perché magari hanno iniziato facendo, che ne so, lezioni di violino, poi hanno scoperto e volevano fare un'altra cosa, il canale è rimasto lo stesso e hanno fatto un'altra cosa, ok? C'è chi ha iniziato tipo disegnando, facendo disegni perché disegnavano con la lavagnetta eccetera, dopodiché il canale è diventato un altro, livello di comunicazione differente, argomenti trattati differenti eccetera, quel pubblico lo perdi, quel pubblico lo perdi e trovi un altro. Ti posizioni. Però, è quello per che esempio, la metrica del guardare quanti utenti c'ha un canale non è neanche così tanto affidabile, perché io ho visto che ci sono dei piccoli canali, io devo parlare di piccoli canali perché il mio c'ha quasi 600 iscritti, quindi stiamo parlando di canali microscopici. Vabbè. Ci sono dei piccoli canali che magari hanno 5-6 mila iscritti, io magari pubblico un video e faccio 150 view nel giro di 2 giorni, sto parlando di dati bassissimi. Rispetto ai miei sono anni luce avanti. Sto parlando di cose proprio terra-terra, come si dice. Mentre ci sono persone che magari hanno questi canali da 5.000 persone, vedo che pubblicano un video e fanno 0 view. E allora c'è qualche cosa che da correlare fa il pubblico che hai e la costanza. E quindi quanto pubblichi, quanto riesci a coinvolgere le persone, perché è un'altra metrica che c'è anche dentro YouTube. Qual è il tuo livello di contatto? Una persona la prendo e la faccio restare con me, e poi quando faccio l'altro video quella persona viene di nuovo, se lo guarda. Beh, nel tuo caso hai anche il vantaggio che con le interviste hai la possibilità di prendere anche le persone che sono interessate, non so, al tuo intervistato, e sentire cosa tu hai da dire. E poi appunto hai la possibilità di farti conoscere in quel modo lì, e quello sicuramente è un bellissimo aspetto. Poi tra l'altro, secondo me una cosa bella del tuo progetto è proprio lo stile che hai, cioè che lo rende, esiste già, c'è già un'anima, hai capito, interessante. Quindi io sono partito a fare le interviste senza avere niente in testa. Nel senso, ti dicevo che io avevo visto già le interviste di Alessandro Sportelli, di Robin Good, ai tempi anche Alex Billico, guardavo quello che faceva, mi piaceva un sacco, quando si metteva gli occhialoni, che poi l'ho intervistato lui, no? Sì, sì, l'ho vista. Già video ovunque, eccetera. Mi piaceva questa cosa, ma non l'ho mai fatto, non mi ci sono mai messo. Poi, ho iniziato e ho perso il filo, però, perché ti stavo dicendo una cosa, ma ho perso il filo. Questa cosa è successa a Sannino durante l'intervista. Niente, ho perso il filo. Ma cos'è che mi avevi chiesto? Dovrei fermare e guardarci. eravamo partiti sul... Adesso vedrai che te lo ricorderai tu. Ah, boh. Vabbè, qua lo posso tagliare. Eravamo partiti sul fatto che il tuo canale ha il suo stile. Le persone che conoscono poi è così.
Ti dicevo che non sono partito pensando di fare qualche cosa, sono partito e basta, questo stavo dicendo. Fra l'altro, il fatto che io già avevo vinto il contest, avevo fatto gli speech fuori, tutte queste cose mi hanno portato a conoscere tanta gente, tantissima gente, quindi praticamente la maggior parte delle persone che ho intervistato erano persone che già conoscevo, perché questa cosa mia di condividere quello che erano i miei casi studio, quello che erano le cose che imparavo, eccetera. Quindi c'era l'evento, mi chiamavano per l'evento, sì, assolutamente vengo e vado a fare lo speech. Questa cosa mi ha permesso comunque di avere, un bacino di utenza da andare a contattare. Quindi tu Poi non non hai un tutte obiettivo adesso con le... No, YouTube? l'obiettivo non c'è, Cioè, non non hai un c'è. obiettivo del tipo voglio arrivare, non so, a 2000 iscritti, poi vediamo. Quanti No. video hai fatto tu fino Per ora ho adesso? fatto 92 video. 92 video, e tu pubblichi ogni giorno? Non ogni giorno, adesso non proprio ogni giorno, ho pubblicato anche 2 video al giorno, però mi sono fermato dal pubblicare 2 video al giorno perché non avevo la possibilità di capire se era una cosa che funzionava o meno. E fra l'altro non davo la possibilità alle persone di guardare e fruire praticamente del contenuto precedente. E siccome mi è sembrato un torto che facevo a... precedente o al video precedente, allora non ho più pubblicato 2 video al giorno, però ho pubblicato anche un video al giorno, adesso uno ogni 2 giorni, eccetera. Ma comunque, se avessi un video al giorno e se avessi la possibilità di stare al computer a fare le thumbnail, eccetera, che è il tempo che ti ruba per fare queste cose, pubblicherei tranquillamente un video al giorno. C'ho 5 video già registrati da pubblicare, Ho per appena esempio, cercato adesso. oggi una persona per farmi le thumbnail, per dirti, eh? Ok, perché appunto era il discorso che avevamo prima, cioè dobbiamo utilizzare un effetto leva. Ascolta, quindi 90 video, non hai un obiettivo, non so se si sente il rumore da fuori. C'era una cosa che ti volevo chiedere, adesso so che tu sei impegnato, che hai un altro appuntamento, tra l'altro. Sì, altri 10 minuti possiamo stare. Però io vorrei farti un'altra intervista dove magari entriamo dentro nello specifico magari di quelle che sono tutta la tua attività sulle affiliazioni. Ok, dove diamo qualche contenuto. Ma adesso tua moglie, possiamo parlare un po' della tua vita privata? Tua Certo. moglie, come la prende questo tuo perché starei un sacco di tempo attaccato al computer, no? Sì, io mi alzo la mattina presto, prestissimo, Tipo? tipo le 6, già sono al PC. Ho provato a fare, anzi, prima del lockdown, veramente ho iniziato a fare la corsa di mattina e per poi venire al PC, venire fare a casa, fare docce e mettermi al PC. Ma per me lavorare di mattina adesso è spettacolare perché io mi metto al PC, mi metto le cuffie, metto un po' di musica che mi piace e vado a bomba e lavoro. Mentre la sera ho molte più distrazioni, mentre la sera inizio a essere un pochettino più stanco, mi scoccia, oppure mi voglio andare a prendere un bicchiere di vino e non ci voglio pensare più. Ecco, adesso funziona in questo modo, mentre prima io rimanevo fino a notte fonda praticamente al PC. Ovviamente è tempo che tolgo alla famiglia, ma lavoro fondamentalmente, quindi io mi chiudo qua nello studio e lavoro tutto il giorno. Però la cosa figa è che lavoro in casa, quindi c'ho la famiglia qua. Quindi quando voglio mi alzo, vado ad abbracciare le mie figlie, quando voglio mi alzo, vado ad abbracciare mia moglie, mangio con la mia famiglia. E quindi questo è un valore aggiunto immenso Certo. che ho e ringrazio sempre. Beh, ho capito che anche tu sei un po' per l'universo e per queste cose, quindi io ringrazio sempre, pratico questa cosa della gratitudine, eccetera. Sì, hai una daily Perché? routine? Come? Hai una daily routine? Fai. No, daily routine, cioè nel senso che comunque faccio le cose in modo metodico, questo dici? Anche che fai il tuo, come si chiama, il tuo richiamo alla gratitudine, così? No, 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 non è no. metodica questa cosa, ma la faccio costantemente quando prima di dormire lo faccio. Anzi, in quest'ultimo periodo ho ascoltato un libro che è su YouTube che si Sì? chiama Il gioco della vita. È un po' religioso,
come io non sono affatto religioso, per niente, per nulla, assolutamente. Però i contenuti di questo libro, a parte gli esempi che sono veramente, non sono belli gli esempi, però il contenuto di questo libro è bello, molto bello, e si rifà anche un po' al concetto che ha messo a terra Napoleon Hill con Pensa e arricchisci te stesso. Siamo sempre un pochettino là del chiedere, È la legge del di attrazione chiedere, di fatto, eh. ma è chiedere un qualcosa che ti spetta e che è tua e che ci vuoi arrivare e quindi vuoi sapere in che maniera arrivarci e chiedi aiuto praticamente. Io sono arrivato a un livello di meditazione dove secondo me tu chiedi aiuto ma lo chiedi dentro te stesso, no? Alla fine sei tu Dio di te stesso, insomma sono un po' queste cose Ci pensavo stamattina in doccia questa cosa. sì, sono quelle cose che tu dici, vabbè, non ne parlo con nessuno perché poi mi prendono per Ma pazzo, alla fine le pensano si tutti, dai. allontanano tutti. Perché sono cose che comunque, a parte che sono molto personali, no? Poi magari c'è gente che non ci crede completamente, pensa solo delle cazzate mostruose, fanno bene, ognuno fa bene a pensare quello che pensa nella sua vita, Esatto. eccetera. Però ti posso dire che comunque seguire queste cose mi fa stare bene, non mi fa stare male, quindi non faccio male a nessuno, anzi faccio del bene. Mi piace condividere quello che faccio e sto in pace con me stesso, semplicemente. Quindi sicuramente morale della favola sto bene sotto questo punto di E vista. ti si vede, ti si vede. Ascolta, ricordo ancora il tuo libro, Sì. Io che è Eliabel o Liabel? l'ho chiamata affiliazione. Ok. È un misto fra affiliazione e Amazon. Io c'ho quello, anche il videocorso, secondo me il videocorso è sicuramente meglio. E tra l'altro adesso la mia idea è, perché anch'io sto facendo esperimenti con il canale, come ti dicevo, io taglio tutti i vari video, faccio 4-5 clip e poi dopo li incorporo all'interno del blog e quindi cerco di dividere. E voglio mettere il link al tuo videocorso, per cui questo bisogna che se lo sapevo prima lo mettevo direttamente sotto il tuo nome, No, però. ma non è un problema. Anzi, Lo ti trovo dico, da scegli tu il marcosalvo.it. prezzo. Guarda che Scusami. ti dico, scegli tu il prezzo del videocorso, e io metto il prezzo che decidi tu nel Per le videocorso. persone che lo acquistano. Assolutamente. Va bene, adesso ci E il penso. prezzo può partire da zero, quindi No, la no, no. responsabilità adesso è No, tua. Madonna. Ma dove possiamo fare il prezzo pieno e senza affiliazione, senza link? È giusto così, insomma. Scegli tu il prezzo, Va come te l'ho detto, bene, da va zero a bene. quanto vuoi. Ci pensiamo, ci pensiamo. Va bene Marco, allora intanto grazie davvero tanto Fa scherzi. per il tempo che hai dedicato tutti, per le grandi informazioni. Ti voglio sicuramente ancora perché cioè, questo è un canale dove riprendo le persone, vediamo Mirko, come. quando vuoi, sono qua. Quando vuoi mi Ok. chiami, scheduliamo e facciamo. Va bene. È una chiacchierata, a me fa piacere, quindi. Grazie mille Grande. Marco. Ciao Ciao, caro. arrivederci alla prossima. Ok, Grazie alla mille. prossima. Ciao! Ciao.